è una nuova sfida. So, how is the come vanno le preparazioni? Very good. We're working, yeah, molto bene, stiamo lavorando giorno e notte perché tutte le infrastrutture siano pronte ad accogliere il mondo, gli sponsor, la stampa, il team, i piloti, tutti quanti. How is the importance? Quanto è importante per uno stato come Abu Dhabi, che sta lavorando like molto sul fronte dell'automobilismo, poter ospitare un Gran Premio? Motorsport, also this new circuit and so on, to have a Gran Premio. Prima di tutto, ha ragione a dire che Abu Dhabi sta lavorando per il futuro. Abu Dhabi sta lavorando per essere un punto di riferimento per gli affari, il turismo, l'arte, la cultura e lo sport. Per quanto riguarda lo sport, il più importante del mondo è la Formula 1 e questo ci può aiutare a promuovere anche gli altri aspetti, come il turismo, l'arte e la cultura. Dal punto di vista culturale abbiamo progetti importanti in collaborazione con musei come il Guggenheim e il Louvre. Attraverso il Gran Premio di Formula 1 e attraverso questo circuito incredibile promuoveremo Abu Dhabi in tutto il mondo. Per quanto riguarda le caratteristiche del circuito, come sarà per piloti e team? Ci sono molti aspetti differenti. Prima di tutto, la cosa più importante è che Abu Dhabi sarà un circuito unico al mondo. Abbiamo trascorso molto tempo per riprogettarlo e renderlo unico, molto esclusivo non solo per i piloti, ma per la stampa, per gli sponsor e per il mondo. Questo è l'aspetto sul quale abbiamo profuso più impegno. In secondo luogo, per i piloti, penso che sarà una pista piuttosto interessante, piuttosto nuova, e mi aspetto una gara molto interessante su questo circuito. Sarà un circuito lento o veloce? Sia lento che veloce, una combinazione delle due allo stesso tempo, questa è la cosa più importante. E vi aspettate anche molte opportunità di sorpasso? Beh, non si può parlare di molte avendo 21 curve nella pista. Ma me ne posso aspettare di più rispetto ad altre piste. Sia per ragioni tecniche che per il fatto che si tratta di una pista piatta. Sarà interessante. Ricordiamo anche al nostro pubblico che lei è stato per tanti anni responsabile del Paul Ricard, che è diventato il primo centro di eccellenza FIA, quindi ha molta esperienza sotto questo aspetto. Ciò che è stato più importante al Paul Ricard è stato lo sviluppo delle nuove tecnologie per la sicurezza. Molte di queste le ritroverete anche ad Abu Dhabi. E questo è stato interessante. Al Paul Ricard abbiamo applicato nuovi concetti di vie di fuga e di guardrail che non erano stati utilizzati prima. Lo abbiamo utilizzato come banco di prova per nuove idee che ora possiamo applicare in altri luoghi. Una sorta di laboratorio, potremmo dire. Un laboratorio, esattamente. Grazie molte. Buon lavoro e buona fortuna per il Gran Premio. E benvenuti ad Abu Dhabi. 4, 2, 2, race!